mister Cesare Beggi, anche a Vicenza il Parma Primavera vince un gol per tempo, la tua analisi? Sì, partita complicata, lo sapevamo, su un campo dove è un po' complicato giocare palla a terra, loro sono una squadra molto aggressiva, lo sapevamo, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e che avremmo avuto comunque delle occasioni per segnare, perché loro ci aggredivano alti, però sapevo che concedevano degli spazi. Abbiamo avuto parecchie occasioni per sbloccare il risultato, siamo riusciti a farne uno sulle tante occasioni che abbiamo avuto. Nel secondo tempo, come al solito, la partita ha vissuto un po' più di episodi e dopo il rigore del 2-0 siamo riusciti ad andare in controllo e l'abbiamo conclusa senza particolari problemi. La marcia dunque prosegue, tra l'altro, insomma, come dicevamo già anche in precedenti interviste, ora puoi fare anche un po' di strategia scegliendo, insomma, giocatori di qualità, e anche non solo qualitativamente ma anche quantitativamente, perché adesso c'hai sempre una bella panchina. Sì, il gruppo è molto omogeneo, lo dicevo anche ai ragazzi, che quando il gruppo è così omogeneo da un punto di vista tecnico è facile scegliere i primi 11, perché sono tutti ragazzi che meritano di giocare dall'inizio. Umanamente è un po' più complicato farli entrare dopo, però loro lo sanno e continuano ad allenarsi con grande spirito, con grande voglia, con senso di appartenenza, e lo dimostrano poi al sabato. Comunque, appunto, con i 5 cambi a disposizione si può essere importanti anche a partita in corso. No, questo campionato è quasi sempre così, i ragazzi che entrano sono spesso decisivi e lo sono stati anche oggi, perché hanno messo in ghiaccio una partita complicata, quindi sono stati bravi. Grazie mille.